Amadou e Marianne, la confusion magica di Mamma Africa. La Confusion è il nono atteso album di Amadou e Marianne, il duo del Mali nominato ai Grammy Award, in uscita il 22 settembre su Backhouse Music. Insieme a Filao Bessame, l'album include anche il singolo Bofou Safou, definito da Stereo Gum il funk totale, nient'altro che il funk. Amadou e Marianne hanno di recente pubblicato l'EP Bofou Safou su Backhouse Music. L'EP include i primi singoli della Confusion, appunto Bofou Safou e Filao Bessame, accompagnati dai remix della title track dell'EP opera di Fatima Yamaha, Africa in 808, Henrik Schwarz e tanti altri. Il termine Bofou Safou è di origine bambara, la lingua ufficiale maliana, ed è un soprannome dato ai giovani uomini che senza farsi molti problemi preferirebbero danzare invece che lavorare. Questo è il pensiero del duo sull'EP, ci piacciono davvero i remix realizzati per l'EP. Ascolti la nostra musica in una forma diversa che è una cosa grandiosa. Tutti e cinque i remix riescono a cogliere l'essenza della nostra canzone spingendo gli elementi afropop ed elettronici ancora oltre. Tracklist. Diarra. '27 settembre, La Belle Électrique, Grenoble, France. '28 settembre, Festival de Tonnage Now Club, Besançon, France. '13 ottobre, Mutzet Gebouve Indoven, Eindhoven, Netherlands. '14 ottobre, Melkweg, Amsterdam, Netherlands. '15 ottobre, Annabel Cafe and Pop Podium, Rotterdam, Netherlands. '16 ottobre, De Oosterpoort, Groningen, Netherlands. '04 novembre, The Troxy, London, UK. Amadou e Marianne si sono incontrati nel 1975 mentre frequentavano l'Institut Forion Blind a Bamako, dove ogni anno continuano a fare un concerto in beneficenza. Influenzati dai dischi di Jimi Hendrix e dei Pink Floyd così come dalla musica tradizionale africana, la coppia ha iniziato a lavorare come duo nel 1983. Il loro passaggio dai palchi di World Music ai festival rock come Adliner inizia nel 2005 con l'album di Manke a Bamako prodotto da Manu Chao, che risulta essere uno degli album africani più venduti della storia. Negli anni recenti, Amadou e Marianne sono stati in tour coi Coldplay e gli U2, hanno suonato con i loro eroi musicali David Gilmour e Johnny Marr. Hanno anche suonato al concerto per il premio Nobel per la pace in onore di Barack Obama e hanno suonato alle cerimonie di apertura delle ultime due coppe del mondo di calcio della FIFA. Manu Chao e Damon Albarn hanno prestato il loro talento per produrre alcuni dischi del duo. Amadou e Marianne hanno inoltre lavorato coi nomi più innovativi della musica rock contemporanea tramite il progetto di Albarn Africa Express e anche con altri progetti culturali trasversali come la Freak Chest Ship.